Straits con Calling Elvis, questo pezzo che è veramente, già solamente questo pezzo può essere riassuntivo della, come dire, la cifra distintiva, no? Degli stessi Dire Straits, ma anche di Mark Knopfler, con questo suono che veramente lo riconosci in mezzo a milioni di chitarristi, riconosci subito che è lui. E questo pezzo, che è tratto da On Every Street, un disco del 1991 che poi ha segnato lo scioglimento del gruppo prima che poi Mark Knopfler cominciasse con la sua carriera solista, fino ad arrivare poi a Down the Road Wherever, questo pezzo che questo disco, anzi,
proprio che ha pubblicato poche settimane fa praticamente, e riconferma ancora una volta quello stile sia chitarristico ma anche compositivo, insomma, no, veramente fuori dal tempo, no? È bello che poi, come dire, arrivano nuove mode, alcune passano, poi tornano in ciclo continuo. Matt Knopfler è uno che fondamentalmente scrive la musica come poi ha sempre saputo scriverla, a un livello molto alto, e nonostante le mode se ne frega, cioè lui è uno di quegli artisti che rappresentano un mondo un po' parallelo, no? Sempre, come dire, in diagonale rispetto a quella che è la tendenza comune, ed è questo che poi lo rende sempre un punto di riferimento, un'isoletta in cui è bello rifugiarsi per sfuggire alla monotonia e alla ripetitività della musica odierna, insomma, dove, vabbè, non voglio essere pessimista, però c'è poco da glorificare. Ok, quindi però, allora, restando in tema di grandi gruppi, oggi in particolare c'è una ricorrenza particolare, nel senso che 25 anni fa esatti usciva il penultimo disco dei Pink Floyd, che si chiama The Division Bell. Quindi proprio in questo giorno, 25 anni fa, usciva quello che sembrava poi avesse chiuso definitivamente la carriera, la produzione musicale. Poi ovviamente 20 anni dopo sarebbe arrivato The Endless River, ma comunque per allora questo pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è proprio chiudeva quel disco, sembrava quasi chiudere, completare il cerchio, no? E quindi andiamo ad ascoltare questo pezzo, già possiamo sentire in sottofondo la campana della divisione comincia a suonare, e questo da The Division Bell è High Hopes. Pink Floyd. We'll be right back.
desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener. The light was brighter. The taste was sweeter. The nights of wonder. Sempre oppressi da desiderio e ambizione, c'è una fame ancora insoddisfatta. I nostri occhi stanchi ancora si smarriscono nell'orizzonte, anche se per questa strada siamo già scesi tante volte. L'erba era più verde, la luce più brillante, il gusto più dolce, le notti fantastiche, da amici circondati, la rugiada lucente dell'alba, l'acqua corrente, il fiume senza fine, per sempre e sempre. Questi sono i Pink Floyd e questa era High Hopes, proprio tratta da The Division Bell, questo disco di cui oggi ricorre il 25ennale e quindi potevamo non festeggiare questo compleanno? E beh, voglio dire, assolutamente non potevamo esimerci e quindi l'abbiamo fatto. Questo disco che allora i Pink Floyd erano in trio, no? David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, reintegrato proprio per l'occasione dopo il licenziamento durante il periodo di The Wall. E quindi così, magari ci sono stati poi tanti dibattiti, no, nel corso del tempo sul fatto che questo disco abbia meno potenza comunicativa, sia espressiva a livello musicale che anche a livello di testi, di cui Roger Waters è ovviamente la figura mastodontica di riferimento per i Pink Floyd per quello che riguarda i testi, ma anche la creatività, insomma.
Ma comunque è un ottimo disco che è sempre bello ritrovare e quindi insieme a voi condividere questo bel compleanno. 25 anni di The Division Bell e Pink Floyd, che nel frattempo poi ci sono degli aggiornamenti che vi daremo man mano, no? C'è sempre qualche, non proprio novità, però qualche pezzo che viene ripescato dall'archivio, qualche box che viene pubblicato, c'è sempre qualcosa, cioè stanno vivendo praticamente una seconda carriera, pur non componendo pezzi nuovi, veri e propri, a nome Pink Floyd, però comunque esce sempre materiale inedito e poi se si è fan di un certo tipo, questo non può che fare piacere, ovviamente. Adesso andiamo a ritrovare un altro grande gruppo. Questo pezzo del 1976 da un disco che è un capolavoro e questa canzone stessa dà il titolo al disco o viceversa, non lo so. Comunque loro sono i Genesis e questa è A Trick of the Tail. Thank you.
capolavoroni, signori, qui veramente siamo nel top. Siamo ovviamente in ambito progressive, ma i Genesis ovviamente poi all'inizio e adesso proprio di inizi dei Genesis andiamo a parlare in questa porzione di trasmissione, proprio perché parto da Trick of the Tail per poi andare alle origini, direttamente proprio alla Genesi vera e propria. Comunque, parlando di Trick of the Tail, che è appunto un disco storico anche perché ha segnato il passaggio, la consegna delle chiavi di frontman da Peter Gabriel a Phil Collins, quindi inaugurando poi tutta un'altra fase che ha visto il gruppo mutare. Ma vero che è cambiato poi tantissimo fino ad arrivare ad essere un gruppo pop rock praticamente negli anni 80 e anche poi nei 90, ma a mio avviso mantenendo sempre comunque una loro coerenza stilistica anche nel come dire, per come si è evoluta poi la loro carriera, hanno seguito un po', come dire, il tempo che andava. E non a caso vedo un'amica che è venuta, che lei è una grandissima fan di Genesis, e guarda, cioè sembra proprio così. È bellissima questa cosa, che siamo in un bar, quindi potete assistere in diretta a tutto quello che succede, no? E in un certo senso questo forma la trasmissione. Ma io allora a questo punto però sarei quasi curioso di fare una cosa: se riesco a convincerla, tutto quello che volevo dirvi adesso ve lo farei dire direttamente da lei. Lo so che è una cosa sgarbatissima che faccio, però quasi quasi io lo farei, non so se siete d'accordo anche voi. Comunque, andiamo ancora avanti intanto con la musica, mentre vado a sondare, come dire, la disponibilità altrui. E invece adesso facciamo un salto in Italia e ritroviamo Franco Battiato con questo pezzo, che anche qui questo pezzo che dà il nome ad un disco poi ha inaugurato tutta una nuova fase nella carriera, come spesso accade, no? Si segue un percorso, poi c'è un tranciamento di netto, insomma, si cambia completamente rotta e si inaugura tutta un'altra fase, una nuova stagione della carriera. Quindi, appunto, Franco Battiato con L'era del cinghiale bianco. Per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo
al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Con il violino inconfondibile di Giusto Pio, questa è l'era del cinghiale bianco, Franco Battiato ovviamente, 1979, quindi ricorrenza anche qui, ma io ho il grandissimo piacere di avere qui al mio fianco Eleonora Fiorini. Buonasera. Salve. Prima, allora, queste sono cose bellissime, perché io ho passato A Trick of the Tail, lei è una pazza dei... Genesis, come io, di Pink Floyd, appunto. Tra l'altro voglio salutare un ascoltatore che ha scritto Grandi Pink Floyd a Venezia nell'89. Se c'eri, beato te, veramente, penso che sia una di quelle cose che non si dimenticano mai nella vita. E quindi, Trick of the Tail, parliamo di Genesis anche, no? In questa ultima parte di trasmissione. Trick of the Tail è un disco di passaggio molto importante in realtà nella loro storia. Sì, diciamo il disco che ha dato la svolta tra l'era Peter Gabriel e l'era Phil Collins, perché diciamo le chiamano ere, ma in realtà la loro è sempre stata un genere che... Sì, una storia poi in continuo... Cioè, evoluzione. Io direi in continuo mutamento, però sempre mantenendo una coerenza di fondo che... Sì. Rende tutto logico il percorso, sì. No? Non c'è una parte A, una parte B, eccetera, eccetera. Esatto, è come se fosse appunto una linea mm-hmm. che loro hanno sempre seguito e che li ha portati poi a fiorire, a sbocciare e a farsi conoscere anche da molte più persone. Certo, quello sì, ma anche poi conformandosi a un cambio di rotta generale negli anni Ottanta, comunque esatto. La musica è cambiata e quindi anche loro hanno sempre sì, seguito diciamo i gusti delle persone, le tendenze, se si possono chiamare così. Però poi ci sono i talebani che dicono no, sono cambiati, io non sono più prog, quindi esatto, è colpa di Phil Collins. Vabbè, poi c'è sempre chi la vede un po' a modo suo, esatto. Insomma. No? Però io prima stavo vedendo che quest'anno ricorre un anniversarione anche, perché sono 50 anni sì. dall'uscita di From Genesis to Revelation. Esattamente, sì. È il loro primo album che praticamente è uscito quando loro non erano conosciuti. Quando suonavano solamente in Inghilterra. E quando erano poi dei... piccoli, sì, piccolissimi, esatto, musicisti. Dei ragazzini che esatto. studiavano alla Charterhouse sì. e quindi hanno provato a fare questo esperimento e girando un po' per l'Inghilterra. Che poi non so se è vera, se puoi confermarla questa storia, che la prima edizione del disco ha
aveva questo sfondo nero con la sola scritta From Genesis to Revelation in oro, sì, senza il nome del gruppo. Esatto, sì. E quindi alcuni negozi di dischi poi avevano inserito il disco nel reparto di musica sacra, confondendo completamente quello che poi era in realtà. Esatto, il sì, disco, diciamo, no? Che anche per questo è stato difficile per loro indirizzarsi su un genere musicale, perché certo, sì, comunque l'hanno, diciamo, messi in una parte di negozio, di vendita, certo, che non sì, era quello che non era quello, loro, esatto, quello specifico, insomma, che poi fondamentalmente è un disco rock, però come dire, molto molto anni 60, esatto, sì, diversi, agli no? albori, esatto, di quel periodo, perché essendo appunto del 69, sì. Hanno deciso di fare questo esperimento e... però quanto a livello di canzoni, di idee, c'è poi dei Genesis che sono venuti dopo? C'è, cioè, tutto, praticamente c'è tutto, anche tutto. Nello stile comunque, sì, si riconoscono tanti tratti, esatto, e, appunto perché già erano Peter Gabriel, i membri dei Genesis agli albori, ancora non c'era Phil Collins, perché poi è arrivato dopo, e loro hanno sempre avuto questa passione per la poesia, per tutto ciò che riguarda un po' anche la spiritualità. Certo, sì. E quindi questa... È stato tutto riversato, insomma, no? Poi... Sì, sì, e da lì appunto hanno deciso di tenere il nome Genesis, proprio come se fosse stato un inizio, diciamo, vero, sì, il loro inizio, e questo nome l'hanno voluto portare avanti. Esatto, sì, bello, 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 quindi questo 50° anniversario, oggi stiamo festeggiando anniversari, no? Cioè, esatto. Pink Floyd con The Division Bell, Battiato, l'era del cinghiale bianco... Genesis con From Genesis to Revelation, poi ce n'è un altro che non mi sto ricordando, vabbè, comunque, capito, c'è sempre qualcosa da festeggiare, tutto torna, sì, tutto. Quindi grazie per questo così intervento bello, no? Casuale, è casualissimo, esatto, presa così come uno che passa dalla strada lo catturi e, no? Esattamente. È venuto qua magari per bersi una birra, invece io l'ho catturata subito, no? Esatto, un Pokémon. Però questo è il richiamo di Genesis, capito? È una cosa che sta al di sopra, no? Quindi esatto, i Genesis hanno detto, ok, combiniamo tutte le forze gravitazionali affinché si creasse questo incontro. Esatto. Alla grande, quindi... Grazie. Come quando ieri sono andata a prendere il caffè e entro c'era Easy Lover con Phil Collins, è certo. È tutto bene. Eh beh, voglio dire, quindi torna tutto come solito. Allora, quindi con questa bella ospitata, non c'era modo migliore di chiudere, concludiamo questa puntata di oggi, e quindi ringrazio tutti voi che siete all'ascolto. Facciamo così, ciao ciao con la mano, intanto salutiamo tutti gli ascoltatori e ci rivediamo e risentiamo giovedì prossimo, sempre qui dal bla 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 di Terni, sempre con Rewind. Vi ricordo, Rewind on air at Radio Passeggiata è la pagina con la quale potete seguirci. Quindi andiamo a chiudere, visto che siamo in un bar, visto che quindi in un bar si beve anche, io direi che c'è un pezzo di Vinicio Capossela che è particolarmente appropriato per una situazione del genere, e sentite il rumoreggiare del bar, quindi questo prepara l'atmosfera a questo pezzo che si chiama All'una e 35 circa. Da me, Emanuele Cordeschi Bordera e Eleonora Fiorini, è tutto. Vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Un'altra volta bionda, la serata sta finendo e servi la mia birra dietro il bar. Negroni, whisky, coco, un campanino con la soda e il ghiaccio, figo, il rusco, c'è da cambiare pure il fusto. Il cliente già servito e la cassa è registrato, l'ultimo drink all'avvocato. Ma se passasse così in fretta come ora che è finita questa serata maledetta, 50.000 lire un altro giorno da finire tra negroni, whisky, trucco, un arghile con il tabacco, qualche pizzo nel cappotto per finire sotto il letto, ma ti ricordi che hai servito dietro il bar? Scime, Bacardi, Jamaica, Rum, White Lady, Backspin, Tequila, Boom Boom,
Carrington, Bruce Bourbon. Sono state storie interessanti di risate in mezzo ai denti di amori messi sotto spirito affogato, di vecchi camionisti un po' rivisti, un po' alcolisti, con la moglie lasciata a casa d'ingrassare. Avventurieri di frontiera che non sanno passare il sabato sera senza finire ad ubriacarsi dentro un bar. Che strana razza, e poi il cliente, c'è quello bello intelligente, c'è il casinaro l'invadente. Ma c'è chi ascolta trasognato, c'è chi urla e sta sbracato, c'è chi la donna se l'è intorta, c'è chi gli fa la mano morta. Ma il cliente più divino, il più richiesto ed invitante, quello che offre, paga tutti e fa il brillante. Scime, Bacardi, Jamaica, Blue, White Lady, Backspeed, Tequila, Boom Boom, Dry Gin, Chirondon, Puros Bourbon. Denaro perché la roba costa caro, ma l'arte è cosa sacra e seria da salvare. Per 100 sacchi alla serata facciamo una vita sregolata, ma il grande mito ci ha fregato che sei un eroe se sei suonato. E per ultima la strofa più dolente, quella hai messo l'esercente dietro il banco, nell'ufficio, nelle tue